Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andronicron21 su Nazma Eleven 2. Oggi si va a fare la partita contro la Absolute Royal Academy. E allora, iniziamo subito questo capitolo alla grande, senza perdere tempo. Andiamo a Ime a informare l'allenatore Hillman. E poi si andrà a fare una grandissima partita, una delle mie preferite. Come ho detto nello scorso capitolo, nello scorso video, questo capitolo è il mio preferito. E lo adoro in tutte le maniere possibili. Ad oggi ancora il mio preferito. Magari chissà se un ipotetico Nazuma Eleven Go Chrono Stone mi fa cambiare idea. Però per il momento, tra tutti gli Nazuma Eleven che ho giocato, tutti ovvero, tranne Chrono Stones appunto, questo è il mio capitolo preferito. Non so di preciso perché, però mi piace più di tutti. Però vabbè, continuiamo. Dunque, sembra che le guardie dell'Alius abbiano circondato l'allenatore. Corri ragazzo, veloce! Ah, ok, ha salvato un ragazzino che era lì, che avevano catturato. Deve essersi fatto catturare cercando di salvare un altro ragazzo dell'Absolute. Allenatore Hillman! E mo facciamo una partita pure contro questi, no? Ragazzi, giusto in tempo. Raymond Eleven, se vi apporrete a noi vi distruggeremo. Ok. E questi da dove spuntano? Accidenti, siamo circondati. Non riusciremo a batterli tutti. Cosa facciamo, Mark? Non abbiamo scelta, no? Dobbiamo batterli. Ehi, va tutto bene? Che hai, ragazzi della Royal? Ma voi siete... Siamo qui per aiutare Jude. Già, sembra che abbiate un problemino, eh? Sempre a caricare a testa bassa. Studierei mai un piano di gioco più raffinato? Hatch, Walden, Swing. Che piacere vedervi. Scusa, Jude, abbiamo saputo la Bloom del tuo arrivo solo adesso. Siamo venuti prima possibile. Parleremo più tardi. Prima diamo una lezione a queste teste dure. Ottimo, sapete cosa fare. Lascia fare a noi. È un piacere essere nuovamente guidati da Jude dopo tutto questo tempo. Zona micidiale? Noi ci occuperemo di questi idioti. Voi dovreste aiutare quel vecchio rudere che chiamate allenatore. Non esagerà, amico. Grazie, ragazzi. Forza, Mark! Pronto, col pennino in mano. Distruggiamo queste mezze tacche e poi andiamo a fare la vera partita. Wow, c'è anche un mezzo cyborg lì. Facciamo tirare Jude. Ma sì, dai, penso che così va bene. La mia solita tattica. Vai con calcio gemello. Purtroppo la rete in Azuma senza Axel non si può fare. E Axel torna durante l'ultima partita con la Epsilon, se non sbaglio. Quella in cui farà la tormenta di fuoco. Livello più calcio gemello. Buono, versione 1 mi sembra, perché in teoria il calcio gemello dovrebbe essere versione 1. Bene bene, sembra che siete riusciti a liberarvi delle guardie, dato che è un tiro molto forte. Grazie, ci siete stati di grande aiuto. Non l'abbiamo fatto per te, siamo solo preoccupati per Joe e David. Allora, non avevo detto che l'Absolute doveva essere da qualche parte qua vicino? Dubito che tu possa credere alle parole che escono dalla bocca di un pazzo. In questo posto non vedo nulla qua intorno. Beh, forse dovremmo guardare meglio comunque. In effetti un punto c'è. E ovviamente, se chi ha giocato in Azuma sa qual è. Per un attimo che mi ricarico i punti, così almeno siamo pronti. No, calcio gemello evoluzione 1. Pensavo versione invece che evoluzione. In fondo è un tiro molto potente. A meno che non lo tengono come... Non l'hanno pensato come un tiro base. Come un tiro base di Jude. Ma può essere pure. Nonostante tolga parecchi punti energia. E infatti c'è anche la bandierina qua, insomma. È abbastanza palese la cosa. Vabbè, andiamo, dai. Il capitano dell'Absolute ha detto che si trova da qualche parte qua intorno. È davvero questa l'entrata dell'Absolute Royal Academy? Sì, ti rituffi. Cosa? Non c'è una scuola qui. Hai ragione. Oh, no!
Sono loro. Il potere dell'Alius Academy ci ha permesso di risorgere dalle nostre ceneri. Proprio così, ora siamo l'Absolute Royal Academy. Reida. Io davvero, ragazzi, questa scena è, per me è micidiale. Davvero. E secondo me, se facessero un remake per 3DS come hanno fatto del primo, io lo comprerei subito. Anche l'altro giorno ho comprato Tempesta di Bufera di Neve, oltre a Tempesta di Fuoco che già c'avevo, ho comprato anche Chrono Stones, così giusto insomma per avvantaggiarmi. Ma io ricomprerei un'altra volta Inazuma Eleven 2 sul 3DS solo per vedere questa scena in alta definizione. In alta definizione, insomma, in qualità migliorata rispetto a un Nintendo DS. E se fosse uscito davvero un remake prima che io iniziassi a giocare, a fare la serie, prima che iniziasse appunto il 2, io avrei comunque sia scaricato quello solo per questa, solo per giocarlo in una qualità leggermente superiore. Un momento, ragazzi, entrare da soli è troppo pericoloso. Certa gente non ascolta mai. Tipico. Sono sempre tipi tranquilli a perdere la testa quando la situazione si complica. Giudo, tu giocavi squadra con Sephiroth the King, vero? Sono ancora in squadra con loro. Capisco. Forza, Giudo, dobbiamo fermare Dark e salvare i tuoi amici. Pensaci bene, non abbiamo idea di cosa possa avere macchinato Dark questa volta. Non preoccuparti, lui può usare tutti i trucchetti che vuole, noi vinceremo sempre giocando pulito e onesto. Quindi ci sta dicendo di salire su questo coso? Certo che a stare con voi non ci si annoia mai. Ragazzi, andiamo! Forza! David, Joe, vi tireremo fuori da lì in un batter d'occhio. Ho fiducia in Mark, Dark non riuscirà a batterli. Eppure ho una brutta sensazione, sta per accadere qualcosa di terribile. In effetti, a parte che, ok, sono carico, quindi non mi preoccupo di nulla. Ed entriamo. Boom. Big Shaq. Boom. Big Shaq. Ota asni scutnu ratnu. Quanto tempo, Mark? Guarda, guarda, c'è anche Jude. Dark! Come? Non mi chiami più comandante? Mi ferisci. Cosa hai in mente questa volta? Non capiresti mai i miei piani. Tu che non capisci nemmeno il vero significato dell'Absolute. Se non fossi scappato via, ora ti sarebbe tutto chiaro. Non sono scappato via, mi sono solo rifiutato di seguirti ciecamente. Rai Dark, che collegamento c'è tra lei e l'Alius Academy? Anche per me è un piacere conoscerla. Lina, giusto? Ora, vediamo un po'. In effetti mi sto servendo del potere di Sua Maestà l'Imperatore dell'Alius. Nomi a caso. Sua Maestà l'Imperatore. L'Imperatore dell'Alius, e chi sarebbe? Vuol dire capo dell'Alius, vero? Prima di tutto lascia che ti restituisca i tuoi inutili amici. Consideralo un regalo da parte mia. Poverini. Sì, sì, poveretti. Sembra che Jude vi abbia sfruttati per i suoi scopi ancora una volta. Ehi! State bene? È morto. Stavamo solo giocando un po' e guarda come sono ridotti. Così inutili, non mi meraviglio che Jude si sia liberato di loro. Io te la farò pagare. Quanto? Quanto vuoi pagare? David, Joe, tornate in voi. No. Ti batterai con noi. Voglio sapere cosa significa essere come te. Avere tutto. David, ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Non perderò questa partita per nulla al mondo. Non sarò umiliato davanti a... Ok. Apriamo le danze, ci sarà da divertirsi, Jude. Ti sconfiggerò, Caleb. E anche te, Dark.
Farfalle di rete folli piani adesso, una volta per tutte. Bam, si parte. Con una partita che deciderà il destino. Destino. In generale. Absolute Royal Academy. Ciò che conta è vincere, i perdenti non hanno ragione di esistere, dovresti saperlo. Non sei ancora riuscito a fare pace con il passato, Ray? Mi fai pena. Avanti, diamo inizio alle danze. È tempo di battere questi vecchi amici. Abbiamo preparato qualcosa di veramente speciale per voi, vi sconvolgerà. Non ve la caverete così facilmente. Il calcio è divertimento. Non si tratta solo di vincere o di perdere, almeno questo è ciò che penso io. Stavolta però è diverso. Vinceremo questa partita e dimostreremo a Red Ark che si sbaglia di grosso. Avanti. Cancelleremo quel ridicolo sorriso dalla tua faccia, Stonewall. E allora cancelliamolo. Una pallonata dritta sui denti, vedi che dopo non sorriderà più. Beh, almeno finché non avrà una dentiera, quello è certo. Vediamo, l'attacco io mi sento di cambiare. Ok, aspetta un po', allora abbiamo... Ah, ok, mano del colosso, vabbè, Mark si sta bene in porta. Vorrei mettere lui. Non sono tanto forti di potenza fisica, di tiro, di attacco, ma le tecniche sì. Le tecniche sono forti. È quello che mi preoccupa. Ui, e vai. E vai, teletrasporto, ottimo. Iniziamo benissimo. Andiamo molto bene. Morso della belva mi sa che mi pare il tiro, però... Proviamoci. Andiamo con cometa astrale, perché... Tornato inverso voglio tenermelo. Anche se non penso che ce la faccia a farlo ora. Ci vogliono 25 punti tecnica, vero? Non para? Ehi! Niente morso della belva? Oh, ben fatto, Raymond! Oh! Rio! E le piacete un lombrico! Romperete la porta, ma tu devi parare con morso della belva! Provo a far tirare giù da allora. Ok, Stonewall... Non pre... Allora, vi dico già una cosa. Recluterò un giocatore da questa squadra, ma non sarà Stonewall. È forte davvero, ma non sarà lui che recluterò. Grande teletrasporto, ottimo. Recluto Sanford, perché Sanford con Pinguino Imperatore numero 1. Tanta roba, tanta roba. Cosa stai aspettando, Stonewall? Dovrebbe averci il Pinguino Imperatore. È ora di usare quella tecnica, avanti. Sì, sì, ho gli ordini. Ehi, Sanford, è arrivato il nostro momento. Bene. Ti stupirò, Jude. Questa tecnica speciale è dedicata a te. Una tecnica speciale? Sarà? No, non può essere. Il Pinguino Imperatore numero uno. David, no, non farlo. Taci e sta a guardare, Jude. David, quella tecnica è proibita. Quanto è bella! Quanto è bella questa tecnica, ragazzi, non avete idea. David! Hai visto Jude? È il mio Pinguino Imperatore numero uno. David, lo sai che Pinguino Imperatore è proibito? Ti prego, fermati prima che sia troppo tardi. Che succede, Jude? Hai paura che diventi più forte di te? Certo che no, ma non lo capisci? Se seguissi di nuovo quella tecnica, il tuo corpo... I perdenti non hanno ragione di esistere. Lo sarà Pinguino Imperatore numero uno quanto basta per vincere. Con questa tecnica sono forte quanto te, forse anche di più. Raggiungerò il livello che tu non puoi nemmeno immaginare. David, il Pinguino Imperatore numero uno ha un potere devastante. Sembra che Sanford abbia avuto un cedimento dopo il tiro. Questo come si spiega? Perché questa tecnica speciale è proibita, Jude? Perché gli hai detto di non usarla più? Il Pinguino Imperatore numero uno è una tecnica ideata da Dark stesso. Ogni volta che viene usata carica i muscoli del giocatore di una forza distruttiva. Se usata due volte in una partita spinge il corpo ai suoi limiti. Se si tentasse di usarla una terza volta...
cosa succederebbe? Vuol dire che il giocatore non sarebbe mai più in grado di giocare a calcio? Proibire quella tecnica è stata la prima cosa che ho fatto come capitano della Royal Academy. Povero David, perché glielo lasciano fare? Non ne ho idea. E poi chi se ne importa, non mollate ragazzi. Cosa diamine hanno questi tizi? Rischiano la vita per una partita a pallone. Eh già. Lasciamo perdere, va che è meglio. Ragazzi, difesa! Calcio stordente 2! Questa mi piace come tecnica, ne ho abusato parecchio. Accidenti. La dovrebbe essere proibita. È arrivato di nuovo il mio momento, pinguino imperatore numero 1! Non farlo, David! Jude! Dai ragazzi, su! Mark! Wow, è vero! Accidenti, non sono riuscito a fermarlo! Ma almeno dovrei averlo rallentato un po'. Mark, puoi pararlo! D'accordo, lasciatelo a me! Così semplice. Hai fermato il mio tiro! La prossima volta segnerò. Ma ha già seguito quella tecnica speciale 2 volte. Dobbiamo impedirgli, ritentare il tiro potrebbe essergli fatale. Sean, la prossima volta che David si impossesserà della palla io mi lancerò in difesa. Non possiamo lasciare che segua un altro pinguino imperatore numero 1. Ok, dobbiamo fermarlo, ma perché tu, Kevin? Sono l'unico abbastanza forte da respingere un suo tiro. Inoltre, so come si sente. So cosa vuol dire essere disposti a qualsiasi cosa pur di raggiungere il livello di un altro giocatore. Anch'io avevo questo atteggiamento nei confronti di qualcuno che fa parte della nostra squadra. Axel Blaze. È per questo che voglio fare qualcosa. David mi ricorda me. Kevin. Ok, è andata bene, è andata bene. Ah, cavolo, ho premuto per sbaglio. No, ragazzi, dai. Devo fare un altro gol. Ottimo. Para questo. Twin shot. No, aspetta, era Twin shot, twin boost. Mica mi ricordo in giapponese com'era. Twin boost era forse. Ah, cacchio, non mi ricordo più la tecnica in giapponese. Essere capitano di questa marmaglia non è facile, Jude? Ehi, non provare nemmeno a paragonarti a Jude. Hai ragione, perché dovrei paragonarmi a un perdente come quello? Io sono unico. Non perderò questa partita, costi quel che costi. Non mi interessa cosa accadrà a quei due, la vittoria è tutto. Ma che gli prende? Allenatrice, ci dobbiamo ritirarci. La partita andrà avanti. Ma allenatrice... Questi sono i miei ordini. Voglio creare una squadra di calcio che sia abbastanza forte da battere l'Alius Academy. Mi ero un attimo perso. Perdere questa partita non è ammissibile. Non possiamo smettere ora. Jude. Se ci ritirassimo ora salveremo Sanford solo per il momento. Ma se rimanessero sotto il controllo di Dark continuerebbero a usare quella tecnica. Oh cielo. Dobbiamo continuare a giocare finché non capiranno di aver torto. Dobbiamo dimostrare loro che non servono tecniche proibite per vincere. È la nostra unica possibilità di salvarli. Sei sicuro che funzionerà, Jude? No, ma dobbiamo almeno tentare. Stai guardando, Hillman? La Raimon sta per essere annientata. E io sto per rinascere. Dark, il tuo amore per il calcio è perverso. Mi fai pena. Intanto 2 gol. Intanto. Cambio un attimino la formazione perché mi serve lui qui. Messer. Un ciclope. Ci sono tantissimi di quei personaggi che non hanno una storia come Jude magari, come tanti personaggi secondari. E
Mi fanno un po' pena certi, perché quello lì che ha un binocolo, cos'è? Ha un solo occhio? C'è la centrale, perché è così? Chi è? Chi c'è sotto quella maschera? Cosa che purtroppo non sapremo mai, perché l'anime non approfondisce e il gioco tantomeno. Quindi insomma sarebbe interessante vedere qualche storia sviluppata più a fondo. Però un 3-1 secondo per me consacra la vittoria. Poi non so, fate voi. Ancora una volta, eccolo. Questa volta non ci riuscirai, Kevin. Ah, cosa? Kevin, ma sei impazzito? Non deve essere stato un granché da vedere, Kevin, non riesci ancora a metterla dentro, Sanford? Adesso ti toccherà provarci di nuovo. Sei pazzo. Oh, ti prego, David, fermati. È tutto qui quello che sai fare? Così sei venuto alla squadra. Oh, beh, pare che dovremmo continuare a giocare senza di lui. Dovremmo vincere comunque. È l'unica cosa che conta. Mi hai tolto le parole di bocca. Te la farò pagare, Dark. Ehi. Neanche l'ultima azione ci riesce. È fatta. Ciao, Absolute Royal Academy. E in teoria dovevo usare la tecnica speciale anche David, Joe. Anche Joe King, ma mi dispiace, Jude. Abbiamo fatto una cosa sbagliata, ma ora sono felice. Tu dovresti stare bene, perché non ti è successo nulla. Felice di aver capito cosa significa giocare a calcio come te. Joe! Sei il miglior capitano che abbiamo mai avuto, Jude. Oh, Dark, non mi sfuggirai! Non ti è passato niente per la testa guardando questa partita, Ray. Avrei capito che questo è il prezzo che paga chi insegue la vittoria ad ogni costo. Non hai nemmeno compassione per i tuoi giocatori? Compassione? Non mi interessa la compassione. È completamente irrilevante nel calcio. La compassione è un segno di debolezza. Un giocatore di calcio non dovrebbe mostrarne mai. Tuo nonno ha imparato la lezione nel peggiore dei modi, Evans. Cosa? Non si torna indietro dalla strada che ho scelto. Io guardo avanti. Sono l'unico a poter giudicare se quello che faccio è giusto o sbagliato. Ray. Incredibile. Sono proprio delle mezze calzette, non ci servono perdenti del genere, vero allenatore? Tu sei più grande perdente di tutti, Stonewall. Cosa? Ti ho chiesto di portarmi i migliori giocatori. Ma questa squadra è una cozzaglia di dilettanti insulsi, te incluso. Insulso a me? Precisamente. L'Alius Academy non si interesserebbe mai a un giocatore come te. Cosa? Credi che non abbia capito cosa stavi tramando? Pensavi di potermi usare per battere la Raimon e attirare l'attenzione dell'Alius, vero? Beh, scordatelo. Tra l'altro ho l'impressione che un altro ospite inatteso stia arrivando a ficcare il naso. E chi era? Oh, ottimo. Chi è questo ospite inatteso? Mark! Detective Smith, cosa ci fa lei qui? Sono stato contattato da Sabor, ma questo non è importante. Questa volta non puoi fuggire, Dark! Ah, Smith! Non hai fatto altro che venire incontro al tuo destino! Cosa? Cosa hai fatto? Intende affondare il sottomarino! Accidenti! Rimane solo una cosa da fare! Scappiamo! Forza! Credo che ci siamo tutti. Eh? Dov'è Jude? Cosa? Trema tutto. Sean, cosa c'è? Devo trovare Jude. Mark! Dark, sei soddisfatto ora dopo aver sfruttato i ragazzi in quel modo? Soddisfatto? Certo che no. Non sarò soddisfatto finché non avrò creato la squadra più forte di sempre.
Jude, vuoi sapere qual è stato il mio più grande successo finora? Quale? Il mio più grande successo sei tu. Jude, dobbiamo andare! Ci incontreremo ancora, Jude! Mi dispiace, Jude. Vorrei stringerti la mano, ma non preoccuparti. Vuoi dire che non riesci a muovere le mani? Jude, grazie a te siamo finalmente tornati in noi stessi. Ne sono felice. E sono finalmente riuscito a provare cosa significa essere come te, anche se solo per un momento. Quando ci saremo ripresi, giocheremo ancora insieme. Certo, non vedo l'ora. Stai bene, Kevin? Sì, sì, perché si preoccupano tutti per me in questo modo? Sembri messo male, ragazzo, di sicuro non riuscirò a giocare per un po'. Sto bene, tornerò sano come un pesce in men che non si dica. Mi dispiace, Kevin, ma non posso farti giocare in queste condizioni. La squadra sarebbe troppo preoccupata per te per giocare al meglio, devo escluderti per il loro bene. Per la squadra? Ok, ho capito, sono fuori. Kevin, mi dispiace, ma l'allenatrice ha ragione. Non c'è niente da fare, Sean. Conto su di te come cannoniere della Raimon. Io... Noi ritorneremo presto a giocare nella squadra, vedrai. Noi? Stai parlando di Axel? Sì. Intendevo proteggere la squadra fino al ritorno di Axel, ma immagino che dovrò lasciarlo fare a te. Certo. So che tornerai, Kevin. Ti aspetteremo. Sacrificare qualunque cosa... pur di avere la squadra più forte. È esattamente quello che sta facendo mio padre. Avrebbe dovuto ritirare la squadra, Lina. È dovere dell'allenatore proteggere i giocatori, inclusi quelli della squadra avversaria. Mi assumo tutte le responsabilità per ciò che è successo ai giocatori. Ma guardi quello che è accaduto a Kevin. Può promettermi che non avverrà mai più. Che altro potevo fare? Io devo vincere, le conseguenze non hanno importanza, è una guerra questa! E io che pensavo che lo scopo di questa guerra fosse proteggere le persone. È davvero questo il risultato a cui aspirava? Perché arrivare fino a tal punto? Mi scusi. Ancora una cosa. Non ha finito? Ha ancora quel misterioso ciondolo che il ragazzo ha ricevuto dai rapitori? Sì. Mi dispiace se lo prendo, vorrei farlo analizzare come si deve. Qualcosa non va? Intende analizzare questo? Sì. O c'è qualche ragione per cui non vorrebbe che fosse analizzato? Nessun problema. Ecco, lo prenda. Arrivederci. Cosa stai nascondendo, allenatrice? Non importa chi lo darà, non troverà nulla. Non riuscirà a scoprire nulla su quella pietra. Capisco, quindi c'era una connessione tra Redark e l'Alius Academy. Sì, signore, abbiamo appena ricevuto il rapporto del Detective Smith. Dunque, quanto è potente l'Alius Academy? Primo ministro, gli abbiamo consegnato nel suo ufficio il rapporto che aveva richiesto. Grazie, Stevens. Un rapporto, signore? Sì, c'era qualcosa che mi preoccupava. Si tratta di un tragico incidente. Qualche anno fa, all'estero, un ragazzo è morto giocando a calcio. Le voci dicevano che fosse rimasto ucciso perché era coinvolto in qualcosa di losco, ma... stranamente nessuno fu mai arrestato o accusato del crimine. Il cognome del ragazzo era Schiller. Magari era imparentato con un altro Schiller. Non intenderà mica il direttore della mega corporazione Astram Schiller? Precisamente. Mi pare che Schiller fu coinvolto in uno scandalo internazionale proprio in quello stesso periodo.
Non è più apparso in pubblico da allora. Sono sicuro che c'è una connessione tra i due episodi. Deve esserci. Signore, Ray Dark e l'Absolute Royal Academy sono stati sconfitti, ma la prego di non preoccuparsi. Abbiamo già messo in atto il nostro prossimo piano. Ah, finalmente. Ora le cose si fanno interessanti. Wiles, ascolta questa domanda. Sì. Non pensi che l'infinità dello spazio sia proprio affascinante? Certamente. Dopotutto, ne sappiamo così poco, non è vero? Questi due si prendono per il naso a vicenda. Andiamo a Naniwaland, a Osaka, a cercare la base dell'Alius. Chi avrebbe immaginato che fosse qui? Scopri di più nel prossimo capitolo, un giro in giostra. È ora di allenarsi. Oh, quindi nel prossimo capitolo incontriamo le ragazze della Tripla C. Ottimo, ottimo. Ok, perfetto, che questo capitolo si conclude. Mamma mia, ragazzi, che robina questo capitolo. È sempre un piacere rigiocarlo. E sinceramente non mi aspettavo che King non usasse Morso della Belva. È la tecnica più forte che ha, nonché l'unica, ma non l'ha usata. Mi pare molto strano. Non so se si attiva con un tiro particolare, ma non l'ha fatto, quindi meglio così. Tre gol a segno, due con calcio gemello. Insomma, tre gol a segno, meglio di questo non potevo chiedere. Ad ogni modo, nel prossimo capitolo appunto delle ragazze della Tripla C e scopriremo qualcosa di più su come si allenava l'Alius Academy. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio, in descrizione del link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video, bye bye!